E bentornati e benvenuti per chi non ci avesse seguito finora a Toscana Mattina, la nostra diretta sul canale 194 Toscana TV, All News and Sport 24. Come sempre un occhio attento all'attualità, alle ultime novità, alle tendenze. Siamo nel pieno dell'estate, a questo punto è doveroso, anche perché questa è la nostra ultima puntata, quindi noi vogliamo finire in bellezza. È doveroso parlare dell'importanza delle iniziative estive. Una tra queste, per vivere meglio l'estate, è legata al ballo e ce le parla un esperto, Giuliano Scarpati, ballerino, manager della Arthur Murray, nota scuola di ballo, che è anche un metodo americano che si è sviluppato in tutto il mondo e che da qualche anno ha preso piede anche a Firenze. Tanto per fare un esempio, la trasmissione ormai celebre Ballando con le Stelle si basa, insomma, prende ispirazione proprio da questo metodo, dove in poco tempo si riesce a veramente imparare a ballare bene, con impegno e con passione, non un ballo, più di un ballo, e soprattutto a divertirsi e a non avere, diciamo, complessi, vergogne. E sapere stare in mezzo al pubblico. Insomma, tanti aspetti da analizzare. Grazie Giuliano per essere stato qua con noi, cioè per essere qua con noi. L'abbiamo visto più volte nelle nostre trasmissioni e, insomma, essendo l'ultima puntata, mi sembrava giusto chiudere in bellezza. E dunque parliamo dell'estate e il ballo. Perché bisogna ballare l'estate? Caterina, comunque grazie dell'invito, che mi trovo sempre molto bene in questo programma con te. E, allora, l'estate e il ballo. Allora, che cosa ha di particolare questa stagione? Allora, è un momento ottimo dell'anno per uscire con amici, per conoscere persone nuove. Per i single è il momento migliore per andare alla ricerca dell'altra dolce metà, diciamo. Poi è anche un momento per viaggiare. E poi è anche il momento dell'anno in cui vogliamo farci vedere in forma, visto che andiamo in spiaggia oppure andiamo in montagna. Comunque siamo vestiti molto più leggeri che non durante il resto dell'anno. È vero. Per tutte queste quattro cose il ballo risulta indispensabile come cosa. Quando parliamo per esempio del uscire con gli amici, di conoscere nuove persone, il ballo è uno strumento fondamentale. Come approcciare, come avvicinarsi a una persona che non conosciamo e che invece ci interessa? Molto facile, la invitiamo a ballare. Ma però c'è anche un modo, no? Per invitare a ballare. Ci sono proprio dei piccoli trucchi, dei piccoli segreti. Non è che si può prendere una persona e strapparla da una sedia, no? Se magari a sedere. Va guardata prima, c'è un gioco di sguardi, no? E poi bisogna porgere la mano, giusto? Allora, questo diciamo che quando si impara a ballare, sia l'uomo che la donna imparano un linguaggio, okay? Anche un certo tipo di approccio. Okay? Ora, dipende anche tra ballo e ballo. Per esempio, in balli come il tango argentino è molto codificato, molto particolare, e lì c'è molto il gioco di sguardi. Lì addirittura c'è qualcosa che si chiama cabeceo. Okay? Viene Cabeceo. da cabeça, da testa, perché nello stile più raffinato di questo linguaggio, l'uomo a una certa distanza, la donna fa un cenno con la testa, no? In cui la invita a ballare. Poi se la donna è interessata, si mette in piede, si avvicina e si balla. Altrimenti farà finta di guardare da un'altra parte, come cosa così si evita Imbarazzo. l'imbarazzo del dire di no. Questo diciamo nell'ambito del tango argentino. Per gli altri balli, diciamo, ma anche nel tango, insomma, un approccio galante, diciamo, da parte del cavaliere, diciamo, l'invito si avvicina e invita in un certo modo. Questo appunto viene imparato assieme proprio ai passi di ballo, fa parte del processo di apprendimento del ballo come Ma cosa. qual è il ballo dell'estate per antonomasia? Più che il tango, forse ci sono altri tipi di balli più facili, più di gruppo, anche più scatenati. Assolutamente. Quindi per una festa, non so, sulla spiaggia, che cosa consigliamo? Quale musica e quale ballo? Domandaccia Allora, poi dopo su questo magari c'è anche il video che Sì, fa dopo vedere guardiamo insieme un bellissimo video. Allora, diciamo, io per esempio sono cresciuto, diciamo, quasi sulla riva del mare Atlantico, diciamo, in Sud America.
E là sono cresciuto a suoni di salsa, merengue e balli latinoamericani, quindi sicuramente quando parliamo di mare, parliamo di caldo, quelli sono dei balli indispensabili che non possono mancare, assolutamente. Bisogna che ci, quelli devono esserci, assolutamente. Poi naturalmente ognuno ci avrà le proprie preferenze, no? Però durante l'estate, alla risposta alla La tua rumba domanda, anche. anche la rumba naturalmente. Un po' tutti i balli, perché è il momento in cui si può, in cui si va all'aperto e si balla, ci sono tante feste all'aperto che ci sono, però questi sicuramente sono dei balli che non possono mancare. Allora, possiamo, se la regia è pronta, vedere delle immagini di ballo. Ecco, qui partiamo con un classico, il valzer lento. Sì, qui sono in compagnia della nostra maestra Claudia. Qui vediamo il valzer lento, il più classico dei balli, è un ballo intramontabile. Ora, nella versione americana, si possono fare anche delle aperture, dei giri sotto braccia, dei movimenti molto variati che rendono il ballo molto, molto interessante come cosa. Questo è un ballo, uno dei balli più richiesti e che comunque ci prepara per il valzer viennese, che è la versione più veloce. Questo è lo swing, questo è un ballo che si può ballare in discoteca, in cui ci si può veramente scatenare, quindi questo è anche un ballo perfetto. Qui vediamo in primo piano il nostro maestro Ivan e Monia, la nostra segretaria, a scuola si balla tutti. Un altro ballo è il cha-cha, ecco, il cha-cha è energia pura, è un ballo per scatenarsi. Le persone che sono particolarmente interessate anche a a dimagrire, a mettersi in forma, questo è perfetto. Qui vediamo Jonas insieme a Claudia. Perché si lavora molto col bacino, no? Assolutamente, E assolutamente si per avere, lavora. diciamo, una pancia un po' più piatta Sì. e togliere i cuscinetti, cia-cia. Il ciaccio è Cia-cia o perfetto. cia-cia-cia? Sì. Ciaccio possiamo Si dice chiamarlo. cia-cia. Corretto? Questo, e qui sono con la nostra maestra Oxana, questo è il bolero. Di questo ne abbiamo parlato in un'altra sessione, questo è un ballo che è un mescolo di rumba e di valzer lento, è assolutamente bello e romantico. Questo, ora, qui le immagini sono molto chiare. Addirittura tre, Sì, qui è molto chiaro, l'uomo che sa ballare la salsa è l'uomo che ha successo in pista, ma anche nella vita, perché anche le donne poi che fanno la salsa sono donne che si sanno divertire, che si muovono bene, che... Valiente, eh? Assolutamente, assolutamente sì. Quindi la salsa è un ballo che proprio non può mancare durante l'estate. Ecco, qui c'è anche Michela, la nostra maestra. E si vede un ballo proprio divertente, un proprio ballo da mare. Questa è la rumba americana. Qui vediamo Alessandro assieme a Michela. Praticamente, a differenza della rumba che si possono trovare nelle gare, questa è la versione più sociale. Questa è molto più facile da fare con un qualsiasi partner che troviamo, che vogliamo invitare. Qui vediamo appunto il tango argentino. È un ballo, diciamo, seducente, molto particolare, caratterizzato da un abbraccio molto, molto raccolto. E poi la donna sviluppa dei movimenti molto, molto raffinati, anche con i piedi, con le gambe. Quindi questi sono alcuni dei balli che caratterizzano, diciamo, la nostra stagione. Questi sono dei balli che vanno durante tutto l'anno. Se qualcuno, per Poi esempio... il divertimento legato a un ballo è anche tutto il vestire, no? Perché insomma non è che ogni vestito va bene per ogni ballo, no? Certo. Insomma, per enfatizzarlo ci vuole l'accessorio giusto, il vestito giusto. Ed è Certo. anche questo divertente come preparazione, no? Sì. Insomma, giocare, in fondo è un gioco anche questo. Diciamo che nel ballo, poi particolarmente chi frequenta appunto una scuola da ballo come la nostra, c'è la possibilità appunto di indossare i vestiti giusti per i diversi balli. Chi fa dei balli latinoamericani come appunto il cha-cha, come la rumba, potrà indossare dei vestiti di un certo tipo. Chi fa per esempio i balli standard, soprattutto le donne possono sbizzarrirsi con gli abiti, siano lunghi, siano corti, con le paillettes, le donne si divertono un sacco. E alcune tra donne, sia insegnanti che allieve, mi hanno riferito di questa espressione. È un po' giocare in un certo senso alle bambole, è veramente giocare con i vestiti, fa proprio parte del tutto che arricchisce il ballo. Ecco, ma il ballo è adatto a tutte le età? Il Sì. ballo è sicuramente adatto a tutte le età, okay?
per quello c'è anche l'aiuto video. E su quello troviamo, a me una cosa che mi fa sorridere, tra l'altro, su questo discorso, che donne, uomini e donne di tutte le età, magari si avvicinano al ballo, mi dicono: ma forse io sono o troppo giovane o troppo grande, perché e mi fa sorridere persone di 30, Troppo 40, grasso, 50, invece non è sì, o detto no, sono troppo perché. pesante. Ognuno ha le proprie insicurezze. Questo è naturale, ognuno ha una cosa con cui ognuno si deve confrontare. Okay? Ma in verità il ballo è qualcosa che va per tutte le età. Okay? Ora nel video vedrai delle immagini molto Ecco, se la regia è pronta, particolari. abbiamo un altro video dove possiamo vedere proprio persone anche non giovanissime, Ok, giusto? ora qui abbiamo dei casi veramente eclatanti. Questa si chiama Matilda Klein, è una signora americana di 94 anni, Però. che a vederla entrare così in pista le aspettative sono piuttosto basse. Ora vediamo che cosa può combinare una signora di Fantastico. 94 anni appassionata di ballo. Ora, quello che loro stanno ballando ora in verità è un quick step, è uno dei balli più veloci che ci sono, ok? E eccola che la vediamo Questa è americana, scatenarsi. Sì, però. americana. Quindi 94 anni, fa il quick step, salta e fa tutti i movimenti che potrebbe fare anche una giovincella. Quindi il ballo è una cosa che va veramente per tutte le età, una cosa senza limite di eccezione. Questa è Quindi bravissima, fantastica. Queste immagini sono pazzesche. sì, queste sono comunque delle immagini facilmente reperibili in YouTube. È divertente, è veramente interessante vedere persone anche molto adulte che traggono piacere e beneficio, no, nel fare un'attività Anche perché come. quando balli è vero, ti senti sempre giovane. È vero, No? è vero. Ci sono delle persone magari adulte, molto adulte, magari che mi dicono: ma forse sono un po' grande. Ok, qui. Attenzione, qui vedremo un altro caso molto particolare. C'è l'insegnante di yoga più longeva al mondo e lei poi tra poco la vedremo pure ballare. Okay, quindi questa signora è Quanti anni ha? passata. 100? No. Ci avviciniamo. E addirittura è di un anno più giovane di quella precedente, cioè ha 93 anni. Pischella, insomma, sì. Sì? È passata nei Guinness dei Record, okay, come la maestra di yoga più longeva. Giapponese o americana? Di etnia sicuramente orientale, però americana, diciamo, di nazionalità. E qui ecco la scatenata in un mambo. Quindi è possibile vedere delle persone molto adulte fare balli veloci, e come vedere anche persone molto giovani, quindicenni, ventenni, che fanno magari il valzer lento, magari il Qui vediamo foxtrot. proprio Giuliano. Questa qui è Corinna, è una delle mie primissime allieve nella scuola della Turmare a Firenze. Lei, per esempio, 10 anni fa ha iniziato a ballare, cioè aveva 72 anni, è molto più giovane di quelle precedenti. Comunque lei nel frattempo poi ha avuto dei problemi di salute, ha avuto un incidente, ed eccola tornata a camminare, tornata a ballare e balla sempre meglio. È un membro fondamentale, diciamo, della nostra scuola, come cosa. Quindi il ballo, diciamo, è una cosa che va bene per tutte le età, sia per i giovani, sia per le persone a 40, 50 anni, non c'è un limite d'età. Ma anche tra i balli, okay, anche un samba, non è detto che uno non possa farlo a 80 anni, 90 anni, anzi, è un ballo, sono dei balli molto movimentati che vanno benissimo. Anche i giovani che vogliono migliorare la propria postura e si diano al valzer, al tango argentino, anzi, ben venga. Ecco, ma dov'è che possiamo andare a ballare allora l'estate? Allora, durante l'estate, in verità, è molto più facile di quello che crediamo, trovare dove andare a ballare. Ci sono, per esempio,
sono tutte le feste regionali, ci sono le sagre, ci sono tantissimi eventi che ci sono sia a Firenze che nei dintorni. Anche in paesini piccoli, no? Assolutamente, appunto, non assolutamente. È che detto che per forza debba essere una grande città, anzi Certo. è un modo per scoprire Certo. anche tanti luoghi belli, un po' Assolutamente. nascosti. Per questo basta dare un'occhiata anche sul portale del comune, se uno cerca in internet e trova dove ci sono gli eventi del mese, ci sono tantissimi eventi sia a Firenze che nei dintorni, magari anche eventi organizzati in piazza. Noi per esempio ogni anno facciamo delle feste all'aperto in Piazza degli Strozzi dove ci troviamo, quindi lì si possono trovare tantissimi, tantissimi eventi. Poi per chi già va a ballare, okay, frequenta delle discoteche o dei locali dove va a ballare, è diciamo piuttosto a posto, perché questi locali solitamente offrono una seconda opzione per il periodo diciamo, dell'estate, okay, quindi è già più facile trovare. Oppure ci sono delle scuole, okay, che offrono appunto delle possibilità per trovare un posto dove andare a ballare durante l'estate. Per questo potete, se volete, potete guardare nel sito www.scuolediballoitalia.it. Lì ci sono appunto delle informazioni di dove andare a ballare. Quindi quest'estate è un'attività proprio da non mancare. Poi se uno resta in città, se uno invece viaggia, okay, spesso è il ballo che ti cerca in questi casi, perché se sei un amante della crociera, in una crociera c'è sempre animazione. A tutte le ore. A tutte le ore. È proprio quasi c'è da scappare. Invece, anzi, si deve affrontare nel modo giusto, anzi, godendosi queste possibilità. Pure chi va al mare, chi si trova in un villaggio, anche lì c'è tanto da ballare. Chi viaggia e magari va anche oltreoceano, chi piace andare chi va a Cuba, per dire, c'è da ballare senz'altro. Ecco, però c'è sì. Anche da dire questo, in un momento di tensioni come questo, insomma, di stress, di preoccupazioni, sappiamo tutti cosa sta succedendo, ecco, sicuramente il ballo è una delle cose, forse in assoluto, ancora più della ginnastica, che aiuta a tirar fuori, a sfogare. E quindi anche come Questo. terapia, diciamo, psicologica, per momenti difficili, di magari particolare sacrificio e di preoccupazione, il ballo, non costa nulla e ti sfoga. Allora, io per esempio dico molto spesso alle mie allieve, no? Dopo una dura giornata di lavoro, okay? Dopo che uno basta guardare appunto sul telegiornale, ci sono sempre delle cose terribili, sia a livello economico nei mercati internazionali, oppure succedono delle stragi, dei fenomeni naturali terribili. Certo. E c'è un mondo terribile là fuori, in questo senso. Quindi il fatto di trovare la tua oasi, okay, uno spazio per te, per ballare, è un momento di ricarica, un momento proprio per scaricare tutte queste tensioni. A volte ci sono delle persone che possono pensare, no, quando io vado a ballare quando sto bene. Questo è abbastanza relativo. Io penso che è il momento migliore veramente per andare a ballare, quando uno è proprio, c'è lo stress, ci sono gli impegni, ci sono tantissime cose negative È che si preoccupato, sentono. insomma, Sì, ecco. anzi, è il momento, è la situazione migliore per andare a liberarsi, sentire veramente, prendere dello spazio per se stesso e scaricare tutta questa tensione. È una delle grandi preoccupazioni del momento, purtroppo lo diciamo sempre nelle nostre trasmissioni, sono le tasse, ne parliamo abbondantemente con esperti, ma anche con così raccontando la cronaca, leggendo i giornali, sapete. È su tutte le prime pagine: Monti tradito dalle tasse, buco di 3,4 miliardi nelle entrate, governo in panne, cresce il fronte del voto, la Corte dei Conti ha detto troppo fisco e il Premier deluso ha detto l'Italia è un paese disastrato. E a proposito però di tasse, il presidente dell'ACI, Sticchi Damiani, ha detto facciamo un coro per protestare contro le accise e il caro polizze, e dunque troppe tasse per esempio sull'auto, e dice non fate benzina oggi per protesta. Dunque l'invito è a disertare, lo leggo questo dalla Nazione, l'invito è a disertare i distributori, a non fare il pieno alle proprie macchine, scegliendo di anticipare o rinviare il rifornimento. Dunque un vero e proprio sciopero della benzina, proclamato dall'ACI, accompagnato dallo slogan meglio una nuova accisa sulla tazzina di caffè che la 17ª sulla benzina.
non fare benzina, riassume il presidente appunto dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, sarà un modo corale per dire basta agli aumenti dei prezzi dei carburanti, ricordiamo saliti del 20% in un anno, solo in un anno, soprattutto per colpa delle accise e della pressione fiscale che pesa in modo particolare sugli automobilisti. Secondo Banca Italia hanno versato più tasse per un totale di 6 miliardi e mezzo di euro, più 15% rispetto all'anno precedente. Le accise non sono l'unico problema, anche se restano il più pressante, che spinge l'ACI a fuggire dai distributori. Le cifre della spesa crescente degli italiani per mantenere la propria automobile sono la prima ragione del crollo del mercato dell'auto. Sempre parlando di tasse, c'è una notizia anzi uscita un minuto fa, riguarda Firenze, riguarda un dentista che ha evaso le tasse. Un decreto di sequestro preventivo di beni per 448 mila euro, l'equivalente delle tasse che un dentista avrebbe evaso tra il 2007 e il 2009, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Firenze. Il provvedimento ha portato al sequestro di un conto corrente e di un immobile a Bagnarripoli, che è proprio alle porte di Firenze, intestati alla moglie del dentista, ma riconducibili all'odontoiatra. Il decreto è stato adottato nell'ambito di accertamenti che già a settembre scorso avevano portato la denuncia per infedele dichiarazione di redditi del dentista 59enne, residente a Milano ma operante nella provincia di Firenze. Secondo le Fiamme Gialle avrebbe dichiarato al fisco la metà dei suoi ricavi, contabilizzando solo parte delle fatture emesse. Era una parentesi, continuiamo però, adesso parliamo di cose più leggere, come il ballo appunto. Posso fare un piccolo commento appunto sul discorso Sì, tasse e cose certo, varie? anzi, ben venga. Allora, una cosa piuttosto positiva, devo dire. Allora, naturalmente uno parlando di tasse vede che sia una cosa molto pesante, questo ci pensa a tutti, no? Anche chi ha una ditta, no? Una scuola di ballo, qualsiasi. Però una cosa che io vedo, per esempio, anche in Sud America, prima di partire, una cosa di cui la gente naturalmente si lamenta, è di cosa? Delle tasse e magari che non c'è il lavoro. Okay? Sono andato a vivere qualche anno in Svizzera e di cosa si lamentava la gente? Sempre delle tasse e sempre del lavoro. Arrivo in Italia e naturalmente la cosa è qui ci si Certo. lamenta. Quindi a vedere che una cosa comunque un po' c'è comunque dappertutto, un attimino ci si può un po'. Al comune mezzo gaudio, modo di dire italiano, che quando stanno tutti male, in realtà poi si sta tutti bene, insomma è meno pesante. Sì, ecco. Qual è il ballo di coppia più antico di tutti? Ok, tra tutti i balli, il valzer viennese. Il valzer viennese, che è nato appunto nel 700, nella seconda metà del 700, in cui prima, precedentemente, si ballava in gruppo con uomini e donne, uno accanto Cioè, non c'era all'altro. un ballo di coppia prima del Settecento? No? Erano tutti balli di corte, diciamo, in cui c'erano Perché era tanti considerato santi. scandaloso forse essere troppo vicini? Sì, ma proprio, cioè, per esempio Toccare le mani? No, le mani c'erano, c'era molto, i balli erano molto, molto simili a una passeggiata, è presente questi balli Sì, certo, sì, rinascimentali con in cui si passeggia, c'erano i saluti, come una molti promenade, inchini anche, molti no? inchini, molti inchini, ci si avvicina in gruppo e Ossequiosi, ci si allontana. diciamo, eh. Molto bene, questo è giusto. Il valzer viennese è il primo ballo in cui, anziché essere uno accanto all'altro, ci si posiziona uno davanti all'altro. Okay? Una cronaca però dell'epoca, già dell'inizio 800, parla per esempio di come l'uomo che appoggia la mano sul fianco della donna in maniera lasciva e come le donne hanno lo sguardo folle davanti a questa situazione, come ballano in maniera indecente. Invece il valzer viennese è diventato, come lo è adesso, un simbolo di eleganza, un ballo addirittura aristocratico è diventato. Noi siamo stati ora a Capodanno e tra l'altro a Vienna abbiamo ballato in piazza davanti la chiesa del Duomo di Santo Stefano, abbiamo ballato il valzer viennese ed è un ballo È vero che è bellissimo. un momento e un evento davvero emozionante che finché non vai non puoi capire. Il Capodanno a Sì, Vienna. il Capodanno viene. Sai, il Capodanno è di per sé un Una cosa unica momento. proprio. Come? Una cosa proprio È unica. un momento eccezionale. Allora, il Capodanno, un po' nelle grandi capitali, è sempre un momento emozionante. Ora, vissuto
In Austria è un momento in cui vedi appunto davanti al Duomo c'è il concerto, ci sono tanti concerti di Capodanno nella città e le persone appunto che ballano il viennese per strada. Quindi è il ballo, diciamo, che si diffonde a 360 gradi per tutta la città. C'è anche da ricordare una cosa, che ci sono alcune nazioni, per esempio l'Austria, dove sin da piccoli comunque si è instradati al valzer, comunque quasi tutti conoscono le basi. Così in Spagna, per esempio, la Sivigliana, anche un bambino di 3 anni, 4 anni, 5 anni, addirittura i primi passi, ancora prima di camminare, sono questi movimenti di mani e piedi, perché insomma è un misto tra flamenco Passo doble, e ci sono passo tanti doble, balli che ci sono ed è culturalmente. molto bello perché appartengono proprio alla vita quotidiana di una popolazione. Questo tempo si vede meno, non so, in Italia, dove bisogna andare comunque o nelle scuole o comunque avere dei genitori che ti hanno insegnato. Quindi insomma è interessante vedere proprio come in alcune nazioni, ora io ho fatto l'esempio dell'Austria e della Certo, Spagna, ma certo. magari ce ne sono altre che non mi vengono in mente. Ora, la cosa buona è che, per esempio, alla base, no? Se uno per esempio pensa a dei balli in particolare, no? Per esempio la Sevigliana, pensi alla Spagna, quando pensi al valzer viennese pensi a Vienna, quando pensi al tango argentino pensi a Buenos Aires, pensi all'Argentina, pensi al samba, pensi al Brasile. Ora, un lato positivo della globalizzazione è dal fatto che per poter conoscere e scoprire dei balli non c'è bisogno di andare in quella nazione. Già da qui, per esempio, c'è il modo di avere un approccio con i diversi balli. Quindi ciò che sono dei balli come può essere il cha-cha, come possono essere dei balli country, okay? Dei balli tipicamente americani, li possiamo trovare anche qua in Italia. Ora, alcune regioni italiane sono un po' più familiarizzate, come la Romagna, che da sempre sia la mazurka sia la polka, ne fanno parte della cultura. Invece, comunque in generale, le scuole di ballo ci sono apposta per avere questo approccio in maniera più leggera e più graduale, diciamo, ai diversi tipi di ballo. Ecco, allora diamo qualche consiglio ora per chi sta per andare al mare, per esempio, che cosa non deve mancare nella valigia per affrontare una serata di ballo. Allora, dunque, per andare a ballare, attenzione, quello che le persone maggiormente vogliono, okay, per andare a ballare è sapere, diciamo, gestirsi, saper seguire il cavaliere e vogliono sentirsi anche in forma, no, per poterlo fare. Ora, il consiglio è da adesso per chi non ha ancora Dimagrire. ballato. No, no, ora è da darci subito una mossa perché arriva da una parte, c'è perché arriva la prova costume, c'è perché arriva la prova ballo, quindi immediatamente da darci una mossa. Quindi Okay? abbronzarsi anche. Sì, questo va Consigli benissimo, estetici. assolutamente, assolutamente. Però anche prepararsi con il ballo. Noi per esempio abbiamo dei corsi anche veloci ora per l'estate perché ha bisogno, ora in tozze in poche settimane, ho bisogno, viaggio, vado a Cuba oppure ora vado in crociera oppure voglio essere in forma per l'estate, quindi ora è il momento giusto Però per c'è un avvicinarsi. elemento molto importante, Sì. parlando dell'abbigliamento, le scarpe, Ok, che questo. non è che vadano bene tutte le scarpe, devono No. poter scivolare sul pavimento in genere di legno, no? Quindi evitare le scarpe con la suola di gomma. Sì. Ora, La scarpa da ginnastica no, se non è più no. comoda, però è meglio di no. No, direi di no. Direi di no. C'è qualche ballo in cui si potrebbe fare, forse tipo nello swing, nel boogie boogie, anche fattibile, però nella stragrande maggioranza le scarpe con la suola di camoscio, okay? Sono molto più morbide, il piede è molto più libero e poi fa parte anche del rituale, no? Per esempio se uno va a ballare, okay, si porta con sé anche le scarpe, okay, per cambiarle, quindi fa parte del rituale. Uno si trova una serata, porta, si cambia le scarpe e si sente più pronto per ballare. Anzi, spesso quando noi per esempio abbiamo fatto dei viaggi, io e mia moglie per esempio, al momento di indossare delle scarpe, quelle più belle, non si sa come mai, si vuole dare il meglio di sé, no? Per riempire proprio quelle scarpe. Quindi è un lato importante del ballo. Allora, a questo punto ho una domanda di curiosità. Quali
Qual è il ballerino tuo, diciamo, di riferimento? Un grande ballerino nella storia, appunto, della danza? Allora, ci sono diversi personaggi importanti. Ora, ho la fortuna di essere abbastanza vicino a uno di loro. Si chiama Augusto Schiavo, è un pluricampione del mondo. E, non a caso, appunto, gestisce appunto, il nostro franchising in Italia. E, quando vedi qualcosa fatto ad alto livello, soprattutto di ballo, è qualcosa di straordinario, ok? E per me, come per molti di noi maestri, è un punto saldo di riferimento nel mondo del ballo, anche per la nostra formazione proprio. Benissimo. E a questo punto, guarda, manca un minuto e mezzo, approfittiamone per svelare davanti alle telecamere qualche piccolo segreto nella gestualità. Perché è vero che i piedi sono importanti, ma molto anche bene. Le mani hanno la loro, okay. Il loro ruolo fondamentale. Ok, qualcosa di molto veloce. Allora, le persone non sanno che cosa fare con le mani mentre ballano. Se noi prendiamo la nostra mano e la teniamo così morbida, veramente rilassata, vediamo che prende una posizione naturale, giusto? Mm-hmm. Se noi la manteniamo, ok, possiamo utilizzarla. Quindi se c'è da fare un'apertura, fare qualcosa, abbiamo già una bella linea. Ok, da utilizzare. Quindi se segnaliamo qualcosa, e a volte facciamo serve per non far vedere magari un passo sbagliato anche, e quindi anche, è per deviare, no, anche l'attenzione. È un trucchetto. È un trucco, assolutamente. Come il prestigiatore quando muove le mani, in realtà poi per nascondere il. Tanto chi guarda da fuori non sa come dovrebbe essere fatto il passo o che certo. Cosa dovrebbe succedere. Quindi olè, un gesto con la mano. Un ultimissimo segreto in 30 secondi. Nel molto tenere bene, il collo? Molto bene, sorridete. Vi godrete di più il vostro ballo, il vostro linguaggio del corpo cambierà, la persona che balla con voi si divertirà di più. Sorridete perché è bella la vita e sorridete perché è bello ballare. E assolutamente da non fare tenere le mani in tasca e curvare la schiena. Assolutamente. Quindi che è un segno anche di sottomissione, no? Giustamente, meglio essere ben aperti, di poca autostima. Giustamente. E con queste perle di saggezza io vi lascio, ringrazio il nostro ospite Giuliano Scarpati per essere stato qua con noi, ringrazio soprattutto voi per averci seguiti, ci rivediamo con queste trasmissioni a settembre e buona estate.